Benvenuto Jonathan, tu sei un allievo attuale del percorso IFTS nell'ambito informatica e arrivi da un percorso formativo particolare. Ti va di raccontarci un pochino la tua storia, da dove arrivi? Vai. Allora, io mi sono diplomato in un IFTS, non in un ITIS informatico, poi ho deciso di intraprendere il percorso universitario, sono entrato alla Statale di Milano in informatica, ma mi sono subito reso conto in circa un mese di tempo che non era quello che faceva per me, perché lì insegnano molto teorico, molta matematica, ma io volevo programmare, comunque dedicarmi al 100% all'informatica e quindi ho virato cercando un percorso che in questo caso questo di Galdus mi potesse dare maggiore esperienza pratica rispetto che teorica. Bene, Jonathan, e quindi quando poi hai iniziato questo percorso, che cosa ti sei trovato davanti? Cioè, rispetto alle tue aspettative, quindi che avevi di voler fare informatica, che cosa hai incontrato? No, diciamo che è quello che cercavo perché in questo corso ci sono stati insegnati diversi linguaggi, ma anche diverse metodiche, diciamo. Il E project work, per sono esempio, è una soddisfatto. modalità che è il project work, è una modalità che ti consente di entrare proprio nel merito, no, delle cose. Proviamo un po' a raccontare che cos'è e che tipo di project work hai fatto quest'anno, di che cosa ti sei occupato all'interno dei project work. Vabbè, questo project work è, diciamo, stato in sostituzione a una parte dello stage, vabbè, a Perché è causa stato del il Covid, certo. Covid, chiaramente. Non è stato possibile iniziare il No. percorso di tirocinio da subito, poi li abbiamo recuperati dopo, ma durante il lockdown chiaramente non si poteva. Quindi nel mese di luglio abbiamo iniziato questi project work, io nel mio caso con l'azienda in cui adesso sono in stage, dove ho iniziato questo progetto e che poi ho continuato in azienda. Questo progetto si tratta di una gestione di tornelli comunque nell'ambito IoT e mi è piaciuto subito e mi è piaciuto continuare in azienda questo ambito che è il futuro. Quindi tu adesso in questo momento, invece finito il lockdown, hai potuto iniziare il tuo percorso di stage in presenza e quindi sei entrato come stagista all'interno di questa azienda C-Shark Solution che ricordiamo, insomma no, ricordiamo, diciamolo perché non l'abbiamo ancora detto, è una delle aziende partner di questo progetto che appunto crede molto nel percorso formativo e quindi ha chiaramente non solo si è occupato, si sta occupando di tutta la parte di formazione in aula, ma anche appunto azienda che ospita i nostri allievi all'interno del percorso di tirocinio. E Jonathan quindi sta in questo momento svolgendo il suo stage, il suo tirocinio lì. Sei contento? Sta andando bene, Jonathan? Sì, tutto bene, sono contento. E stai per chiudere, giusto? Perché tra poco il percorso finisce, farai l'esame finale. Esatto, sì, a Esatto, novembre. perché il percorso IFTS, al termine appunto dell'IFTS, è previsto un esame finale per il conseguimento di un titolo di studio che è riconosciuto a livello europeo, quindi attinente al quarto livello europeo. Grazie, Jonathan, grazie per la tua Grazie a voi. testimonianza.